sala, che è la sala più importante della, della nostra città, mi corre l'obbligo di ringraziare i nostri graditi ospiti che oggi sono padroni di casa, le chiamate oggi siete padroni di casa, e che ci hanno, forse per chi hanno visto quanto è importante oggi, in queste condizioni di difficoltà comunicativa, in queste condizioni di precarietà, noi ormai viviamo con queste mascherine e siamo in allerta giustamente, quanto è importante che tutta la popolazione abbia una possibilità di connessione a internet e una possibilità di poter viaggiare su internet non solo per svago, ma anche, così sarà tra qualche mese, per lavoro o per studio. Con questo obiettivo e con diciamo il fine nobile della, della causa sociale e quindi il pensiero rivolto alla nostra città per la vicinanza anche che c'è la vicinanza fisica, io ringrazio la ST Foundation per il progetto e anche il corpo militare dell'ordine di Malta Italia. È un ringraziamento che non è una formalità, è un ringraziamento che va a loro sia per il lavoro svolto, sia per il lavoro che svolgono quotidianamente, sia per il pensiero e per il fine nobile del progetto. Ovviamente noi siamo grati di questo, siamo orgogliosi e felici che una parte di popolazione riceverà questo omaggio e spero in una proficua collaborazione anche in futuro. Se non altro, la ST oggi è una realtà importante, una realtà importante, conosciuta in tutto il mondo. Chissà che magari da questo piccolo e importante però omaggio ne potrà scaturire per qualcuno anche un'opportunità di conoscenza e di lavoro futuro. Quindi grazie ancora per questo gesto, per l'organizzazione, per aver pensato a noi, per aver pensato alla nostra popolazione. Quindi ora passo la parola ai veri protagonisti di questa donazione, di questa organizzazione, e poi passeremo alla consegna dei dispositivi elettronici secondo la graduatoria che la signora gentilissima leggerà dalla sua voce. Quindi grazie ancora e passo la parola. Grazie Sindaco, grazie a tutti per l'accoglienza, per un po' togliamo questa mascherina che ci ostruisce oltre la respirazione anche la possibilità di vederci bene in faccia. Io sono Francesco Nitrico, lavoro per la ST Microelectronics e nello specifico mi occupo delle attività riguardanti la donazione di strumentazione informatica, quindi in qualche modo ho una doppia valenza in quanto coordinatore poi della ST Foundation per la Sicilia. Nasce il progetto di donazione di strumentazione, non è un progetto nuovo che noi portiamo avanti in questo periodo, ma è un'attività che svolgiamo da anni. Nello specifico abbiamo in qualche modo cercato di sviluppare una particolare attenzione nei confronti delle persone meno abbienti, e nel periodo in cui ci trovavamo, quindi alcuni mesi fa di assoluto lockdown, l'importanza della didattica a distanza è uscita fuori, insomma è venuta a galla in modo importante. Per noi sostanzialmente è stato un volano quello che è l'attività che stanno svolgendo adesso le scuole, in quanto portiamo avanti la campagna di alfabetizzazione informatica ormai da parecchi anni. Purtroppo ci siamo trovati in una situazione di impreparazione, forse perché non si è portato avanti in modo importante questo concetto, quindi della didattica a distanza, della possibilità di poter sfruttare gli strumenti informatici nella loro totalità. Allora a questo punto il progetto prende vita tramite voi, nel senso che voi sarete i reali utilizzatori di quello che poi per noi è uno strumento di lavoro, e cerchiamo di renderlo sempre più vicino alla nostra vita in modo funzionale e in modo sicuro. Quindi quello che chiediamo noi sempre al momento in cui doniamo qualcosa è che venga sfruttato nel massimo della sua potenzialità, ma che venga sfruttato oculatamente. Quindi auguro a tutti un buon lavoro sotto questo punto di vista. E speriamo di, con Lendini abbiamo avviato tanti progetti e tanti progetti ancora avvieremo sicuramente, perché
gran parte del personale, cioè tanti colleghi ST vengono da Lentini, e quindi diciamo per noi è come se fosse territorio nostro, ecco, casa nostra se vogliamo, è come ST è casa vostra, quindi in qualche modo questa collaborazione sicuramente andrà avanti e speriamo presto di poter sviluppare dei laboratori di alfabetizzazione informatica che consentano a tutti i lentinesi di poter usufruire di questo tipo di iniziativa. Grazie. Grazie signor Sindaco per l'opportunità che abbiamo. Sono il Capitano Pernice e porto i saluti alla cittadinanza intera, in primis al signor Sindaco, da parte del nostro Comandante Generale, il Generale Fine, e il responsabile dell'Unità Territoriale Sicilia, il Maggiore Gabriello. Grazie per l'opportunità che ci date di dimostrare ancora una volta il senso della nostra appartenenza, di poter essere utili e essere utili a chi ha di bisogno in determinati settori, ma anche in vari contesti. Questa è una particolarità che ci ha visto molto interessati, molto pronti a intervenire, grazie alla piena disponibilità della ST Foundation, che ha accolto di buon grado la nostra piena disponibilità nel poter collaborare, quindi abbiamo già rodato questa collaborazione in diverse comunità, soprattutto qua a Lentini abbiamo un numero significativo di risultati, perché sentivo signor che c'è stata una buona affluenza e un buon interessamento da parte della cittadinanza. Quindi rinnovo i ringraziamenti, ringrazio tutti i componenti dell'unità territoriale che si sono prodigati in questi mesi molto duri, perché svolgere un'attività in un contesto particolare come quello che ognuno di noi ha vissuto in questi mesi è difficile. Quindi ci vuole ancora più determinazione e ancora più spirito di sacrificio. Quindi ringrazio i componenti dell'unità territoriale, l'amministrazione, ST Foundation, e buon lavoro a tutti noi.